Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo mukbang! Ho anche il cerchietto Happy New Year perché ragazzi, questo è il primo video del 2023. Oh mio Dio, mi rendo conto che sono sparita e volevo un po' con questo video aggiornarvi sulle cose successe, sul perché sono sparita e penso che un mukbang come tipologia sia la tipologia più adatta per aggiornarvi sulle cose, perché così posso parlare a ruota libera come piace a me, dirvi tutto quello che mi passa per la testa. E nel frattempo mangeremo, come potete vedere, tantissimo sushi, perché ogni volta ordino troppo, cioè seriamente pensavo di aver ordinato poca roba e penso che sia ci sia sushi per tre qua, quindi mi sfonderò di sushi mentre vi racconto quello che sta succedendo ed è successo nella mia vita. E in più, visto che in particolare voi mi volete vedere ubriaca, io lo so, e vi piacciono i mukbang, me li chiedete sempre, in cui c'è anche dello champagne o del prosecco coinvolti, ok? Quindi oggi, siccome devo finire lo champagne, ho deciso che faremo anche un brindisi assieme con lo champagne per il nuovo anno. Quindi iniziamo subito versando quello che rimane. Oh mio Dio, c'è tantissimo praticamente, ok. Soprattutto però vediamo che cosa ho preso. Io ero convinta, a parte che ero convinta che i nigiri fossero uno, cioè non c'era specificato nel menu, quindi pensavo di aver preso un nigiri all'avocado, invece ne ho presi due. Spero possiate vedere bene. Ero convinta di aver preso due nigiri al salmone, invece ne ho presi quattro. E stessa cosa per i maki. E insomma, sì, c'è un po' un mix di maki con gambero fritto e avocado, roll con salmone e avocado, maki avocado, nigiri salmone. E poi ho preso anche quest'altro, ragazzi. Questo è un roll salmone granchio croccante, è la fine del mondo. Io praticamente ordino in questo ristorante che si chiama Sushi Kings solo perché hanno questo roll che mi fa impazzire. Come al solito l'imbarazzo, perché mi portano sempre due o a volte tre paia di bacchette, invece ci sono solo io che evidentemente mangio per 10. Direi di iniziare, ragazzi, con un brindisi al 2023 e un brindisi a voi, che sia il vostro anno più fortunato di sempre, che possiate realizzare tutti i vostri desideri e che siate, non voglio dire felici, perché ottenere la felicità può essere anche un po' toxic come mentalità, cioè devo arrivare a questa felicità, no, ma vi auguro di essere sereni. Sempre sereni. Quindi, cin cin ragazzi, a voi al 2023. Iniziamo a mangiare, ragazzi. Sono diversi giorni che ho una voglia di sushi pazzesca e vi giuro, non ce la faccio più. Quindi, buon appetito! Ho una fame da lupi. Come al solito, salsa di soia in abbondanza. Avete presente quando avete tantissima, tantissima fame, non ce la fate più, non connettete proprio? E poi vi arriva il cibo e lo assaggiate e già vi sentite meglio. Ecco, così mi sento in questo momento. Perché io, non so voi, ma io tipo quando ho fame, vi giuro, non capisco più niente, cioè vado fuori di me, divento anche irascibile, cioè non è una cosa positiva avermi in giro quando ho fame. Bisogna saziarmi prima. Devo fare l'anteprima, che so che è una cosa che mi piace tantissimo, quindi non la skipperò neanche questa volta. Allora, ok, dovremmo esserci, almeno spero. Quindi, mia family, aggiornamento, aggiornamento. Allora, che cosa ho fatto in realtà? Gatta stellina! Non so se la vedete. Ah, sì che la vedete. Gatta stellina! Tu hai già fatto la pappa, quindi non far finta che hai fame, perché letteralmente hai mangiato più di me oggi. E sì, invece, sì che è vero. Aggiornamenti, ragazzi. Allora, in realtà, la mia idea era, come al solito, di fare una piccola pausa dai social, insomma, staccarmi da computer, videocamera, cellulare. Per le festività natalizie sono stata a Trieste in Italia dalla mia famiglia e poi sono rientrata qui ad Amsterdam per Capodanno. Volevo tornare con i video subito dopo l'Epifania, ma mi sono beccata l'influenza.
E quindi è stata un po' una sfiga perché mi sono fatta tipo 6 giorni con la febbre, mal di gola, tantissima tosse che ancora non mi è passata del tutto, ma diciamo che sono quasi al 100%. Ma in realtà, siccome non voglio mentirvi, voglio essere onesta con voi, trasparente, e aggiornarvi sulle novità nella mia vita, come ho sempre fatto, perché in realtà ho voluto passare del tempo anche con una persona che ho conosciuto e che poi sapevo che non avrei visto per un po' di tempo, quindi mi sono presa qualche giornata da passare praticamente solo con lui. Immagino che avrete tantissime domande, per il momento è una cosa che voglio tenere un po' per me, un po' tipo cioè non nascondere, ma salvaguardarla, ok? Quindi l'ultimo periodo per me è stato, diciamo, avete presente diciamo il primo periodo in cui avete le farfalle nello stomaco e è tutto tipo bellissimo, vedete gli unicorni, gli arcobaleni, eccetera. Ecco, per me è così in questo momento. Ho tantissimi pensieri nella testa, tra cui quello di essere molto felice di non essermi mai accontentata in questi anni in cui sono stata single e di aver sempre scansato le persone non appena mi rendevo conto che non facevano per me, che non erano quello che volevo, un po' con l'idea piuttosto da sola, perché è vero, cioè non un po' con l'idea, al 100% con quest'idea. In particolare c'è un discorso che vi voglio fare. Dopo aver parlato molto su questo canale di relazioni tossiche, volevo affrontare anche un argomento un po' diverso perché mi è capitato in un passato, diciamo, non tanto lontano, mi è capitato, diciamo l'anno scorso, di avere a che fare con un ragazzo che mi piaceva veramente tanto, l'andato che fa i suoi giri, ma che mi dava mixed signals, ok? Non capivo perché prima c'era, poi non c'era, e quindi lì io poi ho interrotto perché appunto non era quello che cercavo e gliel'ho detto chiaramente. Siamo rimasti anche in ottimi rapporti, ma il clou del discorso che volevo farvi è che spesso mi scrivete: Nicole, mi sto vedendo con un ragazzo che però non si capisce se gli interesso o non gli interesso, si fa vivo, poi non si fa vivo, fa i giochini, eccetera, eccetera. Una cosa che io ho imparato è che se un uomo vuole stare con voi, fa di tutto per farvelo capire, non avete un minimo dubbio, anzi ve lo dice molto chiaramente che vuole stare con voi e appunto quello che sto vedendo io è che se un uomo vuole stare con voi non c'è nessun ostacolo che possa interferire. E non avete nessun tipo di dubbio. Ecco, questo è quello che sto veramente provando io ed è una sensazione bellissima. Ma ricordatevela questa cosa: if he wanted to, he would. Cioè, se volesse, lo farebbe, ok? Quindi quando state in dubbio che frequentate un ragazzo, non siete sicure, o insomma, vale anche ovviamente per i ragazzi verso una ragazza, non siete sicuri. Non sapete, mixed signals, prima sembra interessata, interessato, poi no, non si capisce, prima si fa vivo, poi non si fa vivo. Lasciate stare, ragazzi, queste relazioni, lasciate stare queste persone perché veramente vi precludete il fatto di poter incontrare quello che volete, cioè vi precludete il fatto di avere quello che desiderate davvero. E questa è un po', devo dirvi la verità, una cosa nuova per me perché mamma mia, ragazzi, cioè non potete capire. È una cosa nuova per me perché non mi era veramente mai capitato di essere trattata proprio come una regina. È una cosa bellissima. Appunto, per adesso voglio tenermi un pochino il tutto nel mio cuoricino senza rendere tutto troppo pubblico per il momento. Però sì, sappiate che in questo momento, appunto, per me è così, cioè arcobaleni, unicorni, e sono proprio in quella fase che però vi devo dire è bellissima quando sei in una relazione sana, quando non ci sono red flags e ragazze, ragazzi, ragazze, anche questo vi devo dire, cioè veramente, quando passi da una relazione tossica ad una relazione sana, per quanto mi riguarda, specialmente inizialmente,
Stavo molto lì a cercare il pelo nell'uovo, a tentare di trovare red flags che non esistevano. Mi sono resa conto anche, ma penso di poterci fare un video separato su questo argomento, cioè dedicato sull'autosabotaggio nelle relazioni, soprattutto quando arrivate da una relazione tossica, perché mi stava succedendo e per fortuna me ne sono resa conto, però ci sono tantissimi meccanismi di cui io non ero assolutamente al corrente, che ho capito dopo essermi informata sull'autosabotaggio nelle relazioni. Cioè non mi rendevo conto di farlo, ma lo stavo facendo. Secondo me è un tema molto molto importante in generale, ma soprattutto per chi ha avuto veramente una relazione tossica e passa invece ad una relazione che tossica non è. Come potete vedere, mi emoziono quando parlo di lui, mi emoziono molto, quindi sì, è così. Comunque, altra cosa che vi volevo dire, ragazzi, vi prego, questo è un argomento completamente diverso, ma una cosa veramente ci tengo a dirla perché questa cosa mi fa arrabbiare non poco. Allora, vi prego, quando se mi vedete, mi incontrate, ok? Indipendentemente da dove siamo, scusatemi, ma nel frattempo mangio perché ho veramente fame, ok? Mio Dio. Ok, se mi vedete, vi prego, vi scongiuro, vi supplico, ok? Venite a salutarmi, venite a dirmi ciao, venite a darmi un abbraccio, venite a chiacchierare con me, cioè, ma venite a salutarmi perché c'è una cosa che io non sopporto veramente e chi mi ha conosciuto dal vivo lo sa, io da quando faccio l'influencer, ok? Dal 2009 che non ho mai e poi mai rifiutato una foto, un selfie, una chiacchiera, mai, 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 chiunque mi ha incontrato lo sa benissimo, ma c'è una cosa che io non sopporto è quando mi fate foto e video di nascosto pensando che io non me ne accorga, ma poi non mi salutate. Io non capisco, veramente non capisco questo modo di fare. Sappiate che sì, me ne accorgo io e se ne accorge chi è con me. E vi sto parlando di questa cosa perché il giorno, cos'era, il 26, praticamente a Santo Stefano, il giorno dopo di Natale, sono stata a pranzo con mio papà. Scusate se è spenta la telecamera. E mentre stavamo pranzando, mio papà si è accorto che una ragazza che avrà avuto la mia età, quindi non vi sto parlando di una bimba, una ragazza al tavolo sulla mia sinistra, mentre parlavo, mi stava facendo foto e video. Se ne è accorto mio papà, che poi me l'ha detto, e poi ovviamente io ho pranzato per il resto di quell'oretta e mezza, che poi siamo rimasti lì per pranzare, appunto mangiando, sentendomi terribilmente a disagio, avendo una persona sulla mia sinistra che mi fissava e che mi faceva fotografie e video di nascosto senza venire a salutarmi, cosa che io trovo estremamente, estremamente maleducata. Cioè, io non lo farei mai. Andrei, e poi ve lo dico sempre, cioè, venite a salutarmi, venite a dirmi ciao, io vi do un abbraccio, cioè, mi fa piacere. Anche se sto pranzando, sto cenando, sono con un'altra persona, se venite un attimo a salutarmi, mi date un abbraccio, ci mettiamo 10 secondi, a me fa piacere, non mi disturbate assolutamente, però una cosa che davvero non mi piace è questa, appunto, farmi fotografie, farmi video con il cellulare così, come se io fossi cieca, ma poi non mi dite ciao. Cioè, addirittura con questa ragazza poi loro stavano andando via e io stavo andando in bagno, quindi ci siamo proprio incrociate all'ingresso del locale, ma comunque non mi ha salutato. E secondo voi, cioè, come, cioè, io cerco di rigirarla questa cosa per farvi capire, ok, per empatizzare un attimino con me, voi come vi sentireste se foste a pranzo, a cena con vostro papà e ci fosse una persona che appunto vi filma, vi fa fotografie, ma non vi saluta nemmeno. Appunto, personalmente è una cosa che non farei. Cercate di immedesimarvi. Quando ho incontrato una persona famosa, che io non mi considero famosa, io non sono Beyoncé, ok, assolutamente l'ho sempre detta questa cosa e ci tengo a ribadirlo perché non ho un ego smisurato, purtroppo, cioè purtroppo per fortuna. Ma se incontrate qualcuno di conosciuto, sicuramente
appunto non è la cosa migliore da fare questa, no? Cioè, pensateci un attimo, ragionate un attimo. A voi piacerebbe? Voi vi sentireste a vostro agio in questa situazione? Poi il giorno di Santo Stefano in cui volete stare in pace con vostro papà e non lo vedete da mesi? Ecco. Poi, ripeto, fosse stata una ragazzina di 13 anni, 15 anni, non mi sarebbe neanche venuto in mente di dire nulla, però siccome avrà avuto la mia età, appunto, penso che si debba capire ad un certo punto che cosa è educato e che cosa non è educato fare. Una cosa, altro tema che volevo assolutamente toccare in questo video è il Botox, aiuto, disastro, è il Botox sul labbro superiore. Vi ho detto che ho fatto il Botox sopra il labbro superiore per combattere la sudorazione. Pochi sanno questo fatto, neanche io lo sapevo fino a qualche tempo fa, ma appunto il Botox, oltre ad un fattore estetico, antirughe, eccetera, aiuta anche a bloccare la sudorazione, e io soffrivo di sudorazione eccessiva proprio in questa zona. Era diventato un problema praticamente quotidiano, che mi metteva tantissimo in imbarazzo, una cosa veramente, non lo sopportavo più. Quindi ho fatto, vi ho portati con me, quindi lo sapete, ma volevo aggiornarvi perché molti mi avete chiesto se funziona, come mi sto trovando, eccetera. Allora, il Botox, ve lo dicevo, ci mette un paio di settimane ad avere il suo massimo effetto, quindi ho dovuto aspettare 2 settimane dopo la seconda volta che l'ho fatto, perché la prima volta me ne aveva iniettato troppo poco, non ho visto differenza. La seconda volta mi ha fatto la dose praticamente intera, e ragazzi, vi devo dire, wow, è stata una liberazione, ragazzi, che io non so neanche come descrivervi, vi giuro. Mi ha cambiato la vita, cioè non smetterò mai di farlo. Effettivamente non sto più sudando in questa zona, assolutamente non mi è più capitato. Non ho più avuto quell'imbarazzo che quando ero fuori del dovermi coprire così perché si vedeva tutta la macchia sulle ragazze, mi si scioglieva il trucco in questa zona, e io, avendo la pelle molto rossa, molto sensibile, quindi molto arrossata sotto, avevo questo segno rosso sul baffo che io andavo in giro come se mi fossi appena fatta la ceretta sui baffi. Era una cosa terribile, e non ho più questo problema, ragazzi. È stato, vi giuro, la salvezza. So che si può fare anche sotto le ascelle se soffrite di ipersudorazione, appunto in altre zone si può fare, informatevi, ma per quanto mi riguarda mi ha veramente, cioè, non voglio dire che mi ha cambiato la vita, però a questo punto sì, mi ha praticamente cambiato la vita, perché mi sono tolta questo pensiero ed è una cosa bellissima. Quindi, ragazzi, vi devo dire la verità, io non smetterò mai di farlo, cioè mai 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 tornerò non appena mi passerà l'effetto, tra qualche mese, perché ovviamente il Botox dura qualche mese e poi se ne va l'effetto, però tornerò a rifarlo, perché per me è, cioè, sono troppo troppo felice di averlo fatto. Tra l'altro, un effetto, diciamo, collaterale del Botox che ho fatto sopra il labbro è che mi fa sembrare il labbro superiore più voluminoso. Ma questo succede, mi ha spiegato la mia amica dermatologa, mi ha spiegato che succede perché immobilizzandosi i muscoli qui sopra, il labbro è più morbido, ok? Non si arriccia più, e quindi dà questa sensazione di essere un pochino più voluminoso, anche se in realtà non ho agito assolutamente esteticamente in nulla, però è una specie di bonus ulteriore che mi fa venire ancora più voglia di farlo. Infatti alcuni di voi si sono accorti che quando sono seria non si vede, però quando sorrido si vede che questo, appunto, il labbro sopra sembra un pochino più, più voluminoso. Quindi, per quanto mi riguarda, veramente esperienza super 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 positiva, e tornerò assolutamente a farlo. Ovviamente non è piacevole perché sono pur sempre delle piccole punturine, però ragazzi, io no, cioè vi giuro, non appena mi passa l'effetto io torno a farlo, perché per me è stato una, cioè, una liberazione. Mi sono tolta veramente un problema che mi affliggeva. So che può sembrare una stupidaggine, però mi creava veramente un problema tipo di autostima, non lo so, quindi è stata una grande liberazione. Mi avete chiesto in tantissimi riguardo i prossimi viaggi, e volevo rispondere in questo video. Allora,
C'è un viaggio che non vedo l'ora di fare, è una destinazione in cui già sono stata di recente, in realtà, quindi secondo me indovinate, ma è, ed è un viaggio che farò tra, cosa, un mese, poco meno di 2 mesi, 1 mese e mezzo, 1 mese e 3 settimane, una cosa del genere. Non vedo l'ora, ragazzi, non vedo l'ora, è stata la realizzazione di un sogno, la prima volta che sono stata in questo posto e quindi non vedo l'ora di tornarci e tornerò tra l'altro nello stesso identico resort, ma non vi spoilerò ancora di che cosa si tratta perché lo sapete che per i viaggi mi piace appunto non dirvi nulla fino a quando parto e poi scoprite com'è, dove siamo. In realtà ho anche un viaggio in programma con questa persona di cui vi parlavo prima, quindi non so neanche io bene come farò, penso che vi porterò con me assolutamente, però ci sarà ancora qualche mese di mezzo, quindi però sì, non vi spoilerò neanche quello, insomma, però saprete tutto presto. Ragazzi, io come al solito ho gli occhi più grandi dello stomaco, ogni volta faccio così, ordino troppa roba perché sono convinta di riuscire a mangiare tutto e poi arrivo a questo punto che sono sazia. Questo è tipico, tipico Nicole, proprio tipico mio. Questo significa che domani avrò già il mio pranzo, praticamente. Ultimo pezzetto, questo fritto, perché ragazzi è la fine del mondo. Tra l'altro, ho scoperto, se siete super picky eaters come me, cioè schizzinosi tipo, ok, come me, ho trovato il modo per evitare che mi mettano ingredienti che non voglio. Perché mi sono resa conto che quando ordino e dico, vi prego non metteteci il cetriolo, a volte le seguono le istruzioni, a volte no. Cioè un po' tipo chi se ne frega. Ma ho trovato il modo per far sì che le seguano le istruzioni, cioè adesso non scrivo semplicemente vi prego non mettetemi il cetriolo, adesso scrivo sono fortemente allergica al cetriolo e vi giuro che non mi arriva mai quello che non chiedo, cioè quando vedono la parola allergico stanno tutti attentissimi, quindi ho notato che c'erano un sacco di roll che dovevano avere il cetriolo, ma ho detto che sono allergica, nelle note l'ho scritto e l'hanno effettivamente, cioè non che l'hanno tolto ed effettivamente non c'è nei roll, perché a volte capita anche che poi senti il sapore perché tipo c'era e l'hanno tolto, ma se dici di essere allergico ho capito che stanno molto più attenti, quindi da oggi in poi farò sempre così. Fatemi sapere comunque come state, come avete passato queste festività, ragazzi, mi interessa davvero, genuinamente, non ve lo dico tanto per, voglio sapere come state, sono affezionata a voi, vi voglio bene e ci tengo che, cioè, a sapere che state bene, ma anche se non state bene ditemelo comunque e magari possiamo scriverci un po' nei commenti, perché so che il periodo natalizio, ve l'avevo già detta questa cosa, ma so che il periodo delle festività per alcuni può essere più difficile del resto dell'anno e quindi voglio farvi sapere che è normale, che per molti è così, che non siete soli, anche se so che ormai è passato un po' in realtà perché sono passate già da un po' le festività, io ho ancora l'albero di Natale, ma ragazzi la prossima settimana, no, mi sa che non si vede, comunque sta là, ma la prossima settimana viene Neil, si ferma, quanti giorni? 5-6 giorni? Adesso non mi ricordo, però viene Neil e quindi mi aiuterà lui a portare giù l'albero di Natale, ma abbiamo diverse cosine in programma e sono molto contenta di rivederlo perché... No, in realtà l'ho visto la cena della vigilia, bellissima questa cosa, la cena della vigilia, siccome io sono sempre andata molto d'accordo con la mamma di Neil e siamo, le sono molto affezionata, cioè andiamo molto d'accordo, sembra quasi più lei mia mamma che mia mamma, cioè tipo siamo molto simili e anche giovane lei, quindi andiamo molto d'accordo e ogni anno per la vigilia mi invita ed è stato molto bello perché abbiamo passato la vigilia assieme, mi ha cucinato un sacco di roba che sa che mi piace e quindi insomma è stato molto molto bello, mi ha fatto il regalino, cioè io adoro questa cosa, insomma anche se non stiamo più assieme, Neil per la mia famiglia continua ad essere parte della mia famiglia, i miei genitori gli vogliono un bene dell'anima e anche è così anche per la sua famiglia, quindi insomma è una cosa di cui sono molto orgogliosa in realtà, anche il rapporto che ho con Neil e che voglio proteggere particolarmente.
Quindi sì, l'ho visto il giorno della vigilia di Natale e tra un po' lo rivedo. Quindi penso che filmeremo anche qualche video assieme, ma se avete richieste particolari che volete che filmi con lui, scrivetemi nei commenti e scrivetemi nei commenti anche se avete richieste in generale per i nuovi video. Cin. Quindi mia family, io sono stra sazia, non riesco più a buttare giù niente, ma ovviamente questo sarà il mio pranzetto per domani, anche abbondante devo dire in realtà, sì veramente, io non so, cioè devo darmi una regolata quando ordino perché ordino per 10 persone, cioè una cosa impossibile. Quindi mia family, spero vi sia piaciuto questo video, non so se sarà abbastanza lungo da essere considerato un mukbang lungo, perché so che vi piacciono i mukbang lunghi, forse sarà un mukbang medio, comunque. Spero tanto che vi sia piaciuto questo video. Se è così, mi raccomando, lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi al canale attivando la campanella, altrimenti vi perdete tutti i miei prossimi video, mi perderete nei meandri di YouTube per sempre. Quindi, mio amico, vi mando un bacio enorme. Come al solito, devo avvicinarvi, siete troppo lontani, devo darvi l'abbraccio finale. Eccomi qua, venite qua che vi abbraccio forte, 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 forte. E noi ci vediamo domani con un nuovo video, sempre qua su YouTube. Ciao!